tutti ragazzi, sono Morto Mosco, nel di questo nuovo episodio della serie di Italian Victor, sono Super 4, versione 1.2, con la moda romana del deluge, siamo finalmente tornati. Nello scorso episodio abbiamo dichiarato guerra a ciò che rimane del blocco turco, quindi ovviamente non c'era più lo stato principale, ovvero la Turchia, l'impero ottomano, a dirigerlo, ma erano rimasti alcuni stati qui nella penisola arabica e l'Afghanistan, che ci sta dando un sacco di problemi. E nello scorso episodio, dopo 45 minuti, o più del genere, di strenui combattimenti, di lotte intense contro l'Afghanistan, che adesso mi fa vedere la suddivisione, per qualche motivo prima non era così, che tra l'altro possiamo vedere che stanno finendo le scorte, non possiamo sfondare, è impossibile vincere, quindi arretreremo e lasceremo che, in questo caso, la maggior parte del lavoro da chi è fatta, dalla Germania e anche dall'Iran romano, e li lasceremo morire al loro destino, cioè loro consumeranno tutti i loro uomini sfasciandosi contro le divisioni afghane, senza alcun risultato, e noi ce ne sbattiamo altamente i coglioni, e ovviamente, come avevo promesso nel scorso episodio, oggi ci ringrazieremo per attaccare il Commonwealth, quindi ciò che rimane, anzi, del Commonwealth, e in particolare l'impero britannico. Quindi, dobbiamo organizzarci su 5 fronti. Va bene, nulla di troppo impegnativo. Incominciamo subito, ragazzi. Quindi, ovviamente, anzi, prima di iniziare, mi sembra ovvio e giusto ricordare di lasciare un bel mi piace, ovviamente, per iniziare e per supportarmi, che il supporto, vostro supporto è molto importante, anche di lasciare un commento dicendo cosa ne pensate di questa serie. E ovviamente, se non siete iscritti al canale, vi consiglio di iscrivervi. E detto ciò, possiamo iniziare. Quindi, iniziamo con i fronti più semplici, quindi il Portogallo, che è molto semplice. Prendiamo un po' di divisioni, direi che 70 sono sufficienti, forse anche troppe. Diamo priorità al fronte e mettiamo Giovanni Messe. La situazione sta andando correttamente? Sì, perfetto. Mettiamo il signor Giovanni Messe, sta scattando un po' il gioco, E questa offensiva direi che è abbastanza, sì, direi abbastanza corretta. Non mi pare, cioè non penso che sarà complicato questo teatro. Porca troia, hanno un sacco di divisioni, ma non dureranno niente. Quindi questi 70 vanno benissimo anche per un po' di difesa iniziale, non c'è nessun problema. Ah, dimenticavo, i fronti non erano 5 come avevo detto, ma sono addirittura di più, perché sono, se ne sono male 2, sono quindi a 7, la Svizzera e l'Olanda. Quindi, finalmente questa Svizzera, della quale mi state chiedendo in ogni commento, in ogni episodio, nei commenti appunto, conquista la Svizzera, e ora adesso lo facciamo. Finalmente. Allora, questi 61 in Olanda. Vediamo un po' quante divisioni hanno. Sono democratici, perfetto, quindi non entrano in internazionale. 31-79. Ma questo? La Svezia? Potremmo dichiarare guerra anche alla Svezia. Ma sì, ma tiriamoci in guerra tutti. Ma che cazzo se ne frega? Quindi i fronti diventano non più 7 ma 9, perché attaccheremo dalla Danimarca e anche dalla Finlandia. Quindi. Allora, altre divisioni. 50 per la Svizzera. Stiamo finendo i generali. Poi 47 e facciamo così, 35-53 per Danimarca. Qui c'è qualcuno da promuovere, quindi Danimarca. Ah, qui sarà complicato sfondare, perché hanno un botto di divisioni. Ne hanno 25, quindi sarà impossibile sfondare per adesso. Questi cosa sono? Sono questi qua che non hanno ordine, va bene. Che cazzo è successo? E mettiamoci qui. Francesco Franco, residuo buggato della Spagna. E qui dovremmo, direi, andare bene, no? Quindi, adesso organizzate, ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ci manca l'India britannica,
E penso che possiamo utilizzare tranquillamente queste. Possiamo anche attaccare da qua, tra l'altro, no? Perfetto, molto bene. Quindi direi che una ventina di divisioni, 18, le possiamo tranquillamente dedicare. Mettiamo Visconti Prasca a gestire il tutto. Sarà sicuramente un piano con successo, un piano sicuramente vantaggioso. Qui a difendere la nostra India romana, che sarà quella appunto poi, che appunto poi daremo il resto del territorio dell'attuale India britannica. E anche di più, ovviamente. Quindi adesso con questa guerra ci troveremo allineati a fianco del Giappone. Di conseguenza esso, che dovrà dichiararci guerra, penso, o era un bug, non ricordo, comunque sarà più propenso a non attaccarci. Qui come equipaggiamenti siamo messi fin troppo bene. Popolazione è reclutabile, e non reclutabile, crescita della popolazione mensile, più 5%, molto bene. E detto questo, non ci resta che organizzare il teatro più complicato, che sarà quello che ovviamente ci dirà le sorti della guerra. Cioè, nel senso, se non riusciamo a sbarcare subito, vuol dire che la guerra sarà vinta. Se non riusciamo a sbarcare, potrebbe essere un problema. Speriamo che la cosa non accada. Allora, possiamo utilizzare 60 divisioni o 50, quanto erano? Io direi fare sbarchi da 5 su tutta la costa principale. Però ovviamente, prima di far ciò, non posso ancora organizzare tutto perché devo fare dei porti. Vanno benissimo porti da 1, tanto per riuscire a sbarcare. Cioè, per avere lo spazio per sbarcare. Visto che si può fare una divisione. Una divisione, una. Un'armata sola per porto. Un ordine solo, anzi, più che armata. Armata è sbagliato come termine. E quindi le lasciamo ancora qua, perché non possiamo. Finché non saranno pronti tutti i porti, non possiamo. E ci vorrà poco, molto probabilmente. Quanto ci vuole? Ce lo dice? 29 aprile 44. Quindi proviamo. Possiamo pure sbloccare il tempo e aspettare questi 23 giorni. Così ci organizziamo intanto. E vediamo cosa succede con questo cazzo di Afghanistan. Ah, ho dimenticato di mettere a posto. Minchia, la Francia ha fatto un sacco di divisioni. 38. Dicevo, ho dimenticato di mettere a posto anche il fronte qui con il Portogallo. E direi che 18 divisioni anche qui vanno bene. Non vedo tutta questa necessità di forza. Ho sbagliato. Mannaggia, che cazzo è successo? Cosa ho premuto? Funziona tutto di nuovo. Oh sì, perfetto. Ero uscito dalla schermata. Non so bene come abbia fatto, ma non pensiamoci. Quindi questo. E lo mettiamo qua. Dobbiamo dichiarare guerra anche all'Abissinia, però. Forse allarghiamo un po' troppo. Sono monarchici, quindi non lo vedo come un problema, sapete? Potremmo quindi fare aumentare di 60 divisioni, metterle qua. 85, facciamo una linea qua dietro. Aspettate. Dai, facciamo così. Questo? Oh, merda, no. Mi ero scordato. Quindi noi dichiariamo guerra anche al regno di Svezia-Danimarca. Danimarca-Svezia. E quindi il fronte da estendere ulteriormente. Allora mi sa che le divisioni che ci servono devono essere un pochino di più. E estendiamo. Maledizione che non va. No. Boh, così. Così mi sembra. Sembra corretto. Dovremmo avere una buona difesa. Ottimo. Scusate la mia non tanto brillantezza, ma è molto tardi. Sono molto stanco e questo episodio deve assolutamente uscire. Quindi spero apprezziate. Allora, qui si stanno ritirando in una maniera molto strana, perché sembra che non si stiano preparando su un'altra linea difensiva, ma stanno solo scappando.
Magari si organizzano tempo al tempo, vediamo. Come vi ho detto, per adesso non è più il mio problema perché direi che ho sprecato fin troppi uomini per colpa loro. 221.000 uomini sono tantissimi, ragazzi. Detto questo, tutti i fronti sono preparati, a parte ovviamente questo. Abbiamo finito tutti... No, ci manca... Sì, abbiamo finito tutto. Abbiamo finito tutti i porti nuovi, quindi possiamo preparare finalmente anche l'ultimo fronte, ovvero quello contro l'impero britannico. Allora... mettiamoci qua. Boh, le facciamo una 7. Quindi, 1. Questo sbarco sarà impossibile da fermare, ragazzi. È troppo forte. Facciamo proprio tutta la costa. Ho sbagliato? No, è giusto. Non è tutta la costa, ci manca Dover. Ah, ma tra l'altro non posso più. Abbiamo esaurito. Abbiamo esaurito il numero di... la nostra capienza di divisioni. Quindi... facciamo così, riorganizziamoci. Mannaggia, mannaggia, non devo dire cosa. Queste le mettiamo via. Di nuovo qua. Poi torniamo giù. E alcuni li dividiamo. Boh. Allora, iniziamo con i porti. Qui abbiamo... le 7 divisioni assicurate. Finite le 7 divisioni, adesso copriamo le altre province. Però mi faccia fare anche questo. Dove possiamo metterlo qua. Perfetto, ragazzi. Guardate che sbarco incredibile. Sblocchiamo il tempo perché qui c'è da organizzarsi ovviamente. E basta, siamo pronti. Non capisco cosa stiano facendo. Perché lasciano vuoto qua? Cosa vogliono farsi saccare? Forse sì, ragazzi. Sono arrivate le divisioni anche in Africa, perfetto, andiamo in Uveri, tra l'altro, molto bene. Ed è giunto il momento di ricercare qualche prototipo sperimentale per avere i mezzi a reazione, i nostri a reazione, che sono molto importanti. Cioè, in realtà no, però, ovviamente è sempre meglio essere più forti, no? Perfetto. Non, direi che non ci serve organizzare ulteriori divisioni di supporto a quelle che sono da sbarco, perché direi che sono già abbastanza forti. Ditemi nei commenti che ne pensate di questo sbarco, ragazzi. Sembra ben organizzato. Non dovremmo avere problemi. Controlliamo lo stato dell'impero britannico. 9-25 divisioni stanno diminuendo. Non so bene per quale motivo. Però, ovviamente, perderanno. Secondo me, cioè, non sono molto sicuro. Ma penso che a sto punto gliele butti giù. Gli butti giù le divisioni il Giappone con le navi. Non vedo altre motivazioni. Navi che sono molte. 172 e 231. Quindi probabilmente faremo un fantoccio farlocco in giro per avere le navi ovviamente dell'impero britannico. Sto morendo. E detto ciò, siamo pronti. Siamo pronti, dobbiamo solo aspettare il tempo di preparazione qua, che non dovrebbe essere molto alto, che il massimo è 7. E mancano delle divisioni, devo arrivare al posto ma è già pronto. Quindi aspettiamo che si sistemino tutti e poi possiamo partire con le offensive. Diremo dichiarare guerra all'impero britannico, poi dichiarare guerra alla Svizzera, Olanda e questo regno. E ovviamente anche l'Etiopia, l'Abissinia. E poi saremo a posto.
Questo cos'è? Ah, il Portogallo. Perfetto, quindi due in uno ne prendiamo qua. Teniamo il tempo sbloccato. Qui cosa c'è? Per cambiare gli aerei, vero? Ah no, incrociatori pesanti. E anche gli aerei, vabbè. Aerei che non abbiamo ancora organizzato. Male, male. Li organizziamo subito. Quindi direi di cominciare con il coprire la terra. Quindi l'Inghilterra qua. 2000. Secondo me ne servono di più. Quindi mettiamo 4000 cacce a coprire. Direi che sono sufficienti 4000, che ne dite? Perfetto. Poi 1000 per mare. Uno. Due. Che ci manca? Questo. Ci manca questo. Che dove lo facciamo? Cazzo, c'è qualche problema. Sì, direi che facciamo così. Questo di qua lo mettiamo qua. E qui mettiamo altri caccia. Cioè, superiorità nei mari e in terra ce l'abbiamo. Adesso ci serve del supporto. Che in realtà avrei dovuto organizzare meglio. Però i tattici dovrebbero avere un buon raggio. Quindi forse siamo a posto lo stesso. Andiamo a raggio dei tattici. Madonna, è enorme, perfetto. Quindi iniziamo con il difendere, l'attaccare le divisioni che si difenderanno dal nostro sbarco. E poi non ho molto spazio e voglio provare a mettere 1000 aerei, ma non ce la faremo con i 500 aerei per mare, ovviamente attaccando le loro navi, che non mi ricordo come si chiami. Vediamo un po'. Allora, come si chiama? Naval Strike, perfetto. Poi altri 500, quindi scendiamo giù. L'ho messi qua. No, qua, perfetto, ora li mettiamo qua. No, Naval Strike. Altro spazio dove ce l'ho? Qui, 2000. Quindi facciamo altre 3 da 500. Perfetto. E mettiamo qua. Qua. E qua. E direi che siamo a posto. Non voglio distruggere troppo i loro... Non voglio attaccare i loro aeroporti. Né tantomeno perdere troppo, ovviamente, delle loro navi. Perché, come ho detto, le proveremo a sfruttare, tenendoli fantocci. Però ovviamente non possiamo neanche perdere questa parte iniziale della campagna dove faremo gli sbarchi, perché non abbiamo superiorità navale. È una cosa che non può succedere, ovviamente, quindi una via di mezzo e dovremmo riuscire ad andare bene. Metto un altro supporto qui di terra e siamo a posto, ragazzi. Sblocchiamo il tempo e vediamo tutto verde. Guardate che roba, perfetto. Quindi, altro spazio di ricerca, che adesso non possiamo più andare avanti ovviamente con la ricerca aerea, perché ci servono prima i motori a reazione, che ci vorrà un pochino. Eh beh, ci vuole un pochino di tempo, ma neanche tanto, perché siamo già avanti col tempo, quindi non abbiamo malus di ricerca. Poi possiamo andare avanti con le compagnie.
possiamo fare ricercare altre tecnologie anticarro. Molto bene. E mettere tattici nuovi. Perfetto. Diamo anche altro spazio che direi di dedicare a produrre navi più grandi. Perfetto. Il nostro marino imperiale che ammonta attualmente 348 navi. Quindi andiamo abbastanza bene, tutto sommato. Divisione della Svizzera, nulla di che. Perfetto. Vediamo se sono arrivate tutte le divisioni. No, ma dove minchia... Dov'era? Perché ci mette così tanto? Tutti gli altri mi sembrano preparati. Sì, solo questo adesso è preparato, tra l'altro. Qui vedo ancora divisioni muoversi, che sono quelle che si stanno... Che si sono... che si devono riposizionare, ovviamente, dato che molte divisioni sono state tolte al loro posto di difesa del piano di difesa costiero. Quindi tutto a posto, nessun problema, possiamo dichiarare guerra a chi di dovere. Quindi iniziamo. Chiamiamo guerra al Regno Unito. Poi Olanda, Svezia, Svizzera e ovviamente l'Etiopia. Perfetto, tutto pronto. Sblocchiamo il tempo. Eritrea, Svizzera, tutti pronti. 1, 2, 3, 4, 5. Siamo in guerra contro tutti, ragazzi, e... quindi adesso contro il blocco turco, il Commonwealth e questi che sono senza fazione, che passeranno ovviamente al Commonwealth adesso. Chiamiamo tutti i nostri alleati in guerra, ovviamente sono essenziali. E detto ciò, possiamo finire questo episodio, ragazzi. Per questo episodio è tutto, ci vediamo al prossimo video dove finalmente inizieremo questa grande guerra contro il Commonwealth, che in realtà ha un bel po' di membri, avremo un bel po' di membri contro. Quindi non è... poi così semplice quanto sembra. In realtà siamo davvero molto forti, quindi dovrebbe essere semplice, ovviamente, sempre che la mia maestria ovviamente riesca a guidare le divisioni nel modo più conveniente possibile, quindi per sconfiggere in modo più breve e ovviamente indolore, perché c'è esattamente l'opposto di quello che sta succedendo qui in Afghanistan, che sembrano immortali e a quanto pare lo sono. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video, non vi ricordo di mettere piace al video ovviamente se la serie vi sta piacendo, di iscrivervi al canale, iscrivervi perché questo è davvero molto importante, ci vediamo al prossimo episodio e ciao.